abbiamo fatto degli incontri con i ragazzi, alcuni giovani di Coreno, diciamo appassionati di storia, che collezionano anche reperti storici, reperti bellici, hanno tenuto delle vere e proprie lezioni illustrando ai ragazzi delle scuole quello che è successo sulle nostre montagne. Era anche stata programmata una visita guidata sempre da questi giovani locali sulle nostre montagne, proprio per visitare i luoghi della battaglia, le trincee e quant'altro. Quindi stiamo mettendo diciamo in essere anche altri progetti, tra cui la realizzazione di un libro che riporterà alcune interviste fatte sempre da questi giovani di Coreno, appassionati di storia locale e, ripeto, collezionisti di reperti bellici. Ok amici, noi ringraziamo Domenico Corte, sindaco di Coreno Ausonio, e giustamente le auguriamo buon Vigoli di Coreno, ok? 2010, arrivederci. Arrivederla, grazie. Naturalmente a nome mio personale e di tutta l'amministrazione ringraziamo sia l'associazione Prologo che l'associazione Terra Nostra e tutti i nostri concittadini, in modo particolare i giovani, che hanno contribuito e collaborare per realizzare questa straordinaria iniziativa che sono i Vicoli di Coreno e che quest'anno al suo interno prevede anche la manifestazione Scalert Art. Grazie veramente di cuore a tutti. Centro Ricampi Mattaroccia. Dal 1985 il gruppo Mattaroccia offre ai suoi clienti un efficiente servizio ricampi, mettendo a loro disposizione la propria esperienza, cortesia e professionalità. Con un'area di circa 3.000 metri quadri, l'azienda è in grado di fornire assistenza tecnica sia in officina che in cantiere. Centro Ricampi Mattaroccia, Superstrada Cassino Formia, Castelnuovo Parano. Osteria Pizzeria Il Brigante, per passare una serata in compagnia ed assaporare i prodotti tipici che lo chef Luca Viccarone impreziosisce con spezie ed aromi naturali. Specialità della casa, line e ceci, cicoria di campo e fagioli, carne di cacciagione, cinghiale e cornelle. Il Brigante è anche pizzeria al taglio. Il Brigante, in via Torquato Tasso 15, Coreno Ausonio. Ores Cat, un'azienda che opera nel settore della progettazione e della costruzione di macchine per l'estrazione di marmi e graniti. Situata all'interno del bacino marmifero di Coreno Ausonio, la Ores Cat distribuisce i suoi prodotti presso cavi di diverse regioni d'Italia. Punto di forza dell'azienda è la tagliarocce idraulica computerizzata. Ores Cat, via Punta di Serra, Coreno Ausonio. FPL, infissi ad alto risparmio energetico, alluminio, PVC, legno, persiane Kikau, orientabili, fisse e blindate, portoni blindati, zanzariere, lavorazione ferro, recinzioni e cancelli automatici. FPL in via Campo Palombo a Castelnuovo Parano. Associazione Proloco di Coreno Ausonio, organo promotore di varie manifestazioni durante l'anno, tra cui quella più rappresentativa dei Vicoli di Coreno. Inoltre è curatore del giornale La Serra, periodico di vita corenese, spedito anche all'estero. Associazione Proloco di Coreno Ausonio, via Torquato Tasso 10, Coreno Ausonio. Allora, continuiamo con questa carrellata, diciamo, di prelibatezze culinarie. Siamo con la signorina? Francesca. È di Coreno, vero? Sì, corenese. Senti, che cosa abbiamo preparato qui questa sera? Qui abbiamo preparato dei dolci tipici natalizi del paese. Siamo già a Natale, penso un po'. Perché è una nostra specialità. Questi sono gli struffoli e sono dolci fatti col miele. E quelli invece sono salati fatti con la cannella e patate. Ciampellini. Sì. In corenese cornelie. Cornelie. Ah, le famose cornelie sono queste qua, vero? Bravo. Non avevo capito cosa significa. Sono dolcetti dolci che si fanno tutto l'anno, al tarallucci al vino e taralli dolci nei peli di latte. Ma se uno volesse trovarli, diciamo, perché li prova, esatto, bravo, dove può reperirli? Non c'è, no. Bisogna aspettare i Vicoli di Coreno, vero? I Vicoli,
oppure conosce la signora Rosetta che li fa. C'ha una pasticceria, c'ha qualcosa, un laboratorio? No, li facciamo in casa. Va bene, vi auguriamo buon lavoro, buona serata e noi ci vedremo sicuramente durante la serata per provare anche noi, diciamo, o gli struffoli o una ciampellina, qualcosa del genere. Ok, buon lavoro. Anche a voi. Amici, continuiamo con questa carrellata, diciamo, di mestieri antichi, di arte e di degustazione anche. Tra le altre cose siamo qui con i signori e ritorniamo giustamente ai mestieri antichi. Il signore come si chiama? Ruggero Giuseppe, chiamano Peppuccio. Il signor Peppone. Tutti quanti Peppone. Mi conoscono come Peppuccio. Ah, Peppuccio, non Peppone. Senta, che cosa sta facendo lei? Dunque a fare un panaro. Io panaro. Un piccolo panaro. È un cestro praticamente. Un cestino piccolo. Quanto impiega a costruirlo? Che sciocca è piccolo, ci abbassano di ora. Ah, un paio d'ore abbiamo un cestro per i fichi. Senta, è il signore lì è il suo assistente? No, che sciocca è una persona che sa per fare tutto. Sta vicino a casa. E allora, amore, se spassano fuoco, siamo già attaccati vicino. Lui parla anche lui, vero? E come no? Gli voglio chiedere qualcosa anche a lui, chiediamo qualcosa al signore. Senta, lei si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Ah, il signor Filippo. Senta, durante la vita, lei che cosa ha fatto? Ha fatto tutti i mestieri. Il signore ha fatto tutti i mestieri che esistono su questo mondo, vero? Adesso fai il pensionato, vero? Adesso sono più panziano, ma ti faccio niente. Te lo può fare più. Però si diverte con tutto quello che... Fai il panaro, fai tutto. Faccio la rata, faccio il panaro. Faccio la rata per lavorare la terra. Va bene, grazie. Buona serata, buon lavoro e ci vediamo l'anno prossimo allora. Speriamo che ci arriviamo. Ciao, ciao. Al signore auguriamo di rivederci il prossimo anno. Ciao. Simone Costanzo, consigliere alla provincia di Frosinone. Allora, a lui chiediamo l'importanza... diciamo dell'economia estrattiva del marmo qui a Coreno all'interno della provincia di Frosinone, l'importanza di questa attività presso l'amministrazione provinciale. Ma è sicuramente un'attività importante, questi comuni sono sede di un distretto industriale, in tutta la provincia di Frosinone sono soltanto due, il distretto industriale del marmo di Coreno e il tessile di Sora. Quindi è una realtà importante, anche con le nuove deleghe che sono in arrivo alla provincia, il piano regionale delle attività estrattive sarà di competenza insieme all'urbanistica dell'amministrazione provinciale, quindi si può incidere e si possono provare delle politiche per rilanciare ulteriormente il nostro prodotto. Iniziative come questa che abbiniamo le antiche tradizioni, il turismo, l'enogastronomia con il marmo sono utili a rilanciare il territorio, offriamo le bellezze che abbiamo. L'apporto, diciamo, profondo che la provincia dà a questo genere di manifestazioni? Ma dà un apporto sicuramente importante, la nostra provincia è composta da 91 comuni, da una miriade di frazioni, da una miriade di feste e di iniziative, quindi è sicuramente tutto positivo e tutto encomiabile. La provincia cerca di stare vicino per quanto è possibile a tutte le iniziative che fanno aumentare il livello qualitativo dal punto di vista turistico e culturale della nostra provincia. Ringraziamo Simone Costanzo, consigliere alla provincia di Frosinone, e giustamente gli auguriamo buona serata. Buona serata anche a voi, divertitevi. E qui siamo con uno dei visitatori, diciamo, della manifestazione, dell'evento di questa serata, i vicoli di Coreno. Siamo col signor... Buon Giovanni Arturo. Arturo Buon Giovanni, da dove viene lei? Da Coreno. Ah, è coronese, diciamo, verace anche lui. Senta, la cosa, diciamo, che le piace di più di questa manifestazione, qual è? Beh, diciamo in tutto, perché è caratteristica e ci fa rivivere un po' momenti dell'antichità, i mestieri dei nostri avi, i nostri nonni e poi questo bel paesaggio, queste, le antiche tradizioni in parole povere. Quindi diciamo che è da vedere. I vicoli di Coreno. Sì. C'è qualche vicolo particolare che ci ricorda qualcosa, che ci può ricordare qualcosa?
Questi che state visitando adesso sono tra i più particolari, anche se la parte più bella forse è quella che sta nella parte superiore, dove abbiamo fatto le prime manifestazioni, solo che a tutt'oggi sono chiuse perché stanno facendo dei lavori. Ci sono dei lavori di ristrutturazione. Quelle sono ancora più belle perché è ancora più antica. Ma okay. pure queste comunque hanno il loro perché, ci sono bei posti da visitare. Senta, ha assaggiato già qualcuno dei prodotti tipici qua che stanno preparando? Adesso il percorso, c'è veramente tantissima roba. Varie cose che si facevano del passato e veramente dei buoni prodotti. Ringraziamo il signor Arturo e le auguriamo giustamente buona serata, ok? Grazie anche a lei, arrivederci. Qui siamo con Francesco Lavalle, assessore alla cultura sempre al comune di Coreno Ausonio. Sappiamo che tutte queste, io so che Coreno è pieno, potremmo dire, di associazioni che promuovono, diciamo, manifestazioni. Ma perché i turisti, diciamo, perché i turisti dovrebbero venire a Coreno? Perché Coreno è un paese è abbastanza, diciamo, pieno di storia e infatti ha partecipato, per quanto riguarda a livello della Seconda Guerra Mondiale, il passaggio è stato un punto nevralgico, il passaggio della Seconda Guerra Mondiale sulla linea Gustav. Poi è un paese a livello, diciamo, il paese del marmo, in cui ci stanno abbastanza da visitare tutte le opere e le sculture fatte a livello del marmo. E poi ha un clima abbastanza, c'è un detto che dice bello Corene mio, frisco e montano, quindi c'è un clima abbastanza salubre e mite, e quindi invito tutti i turisti a venire a Coreno proprio per questi tre motivi essenziali. E poi vorrei aggiungere un altro motivo, proprio la presenza di numerose associazioni che organizzano numerose manifestazioni, tra cui i vicoli. I vicoli di Coreno che per l'appunto questa sera si realizzeranno, Scalette Art, organizzati dalla Prologo e dall'Associazione Terra Nostra. Infatti ringrazio già anticipatamente sia la Prologo che i ragazzi dell'associazione che stanno lavorando, e sicuramente sarà una manifestazione che riuscirà. Poi abbiamo altre manifestazioni molto importanti, proprio il Palio delle Condrate con la relativa corsa degli asini, poi abbiamo la Festa del Pane, quindi sono state fatte tante manifestazioni che sono già riuscite. Quindi invito, che parecchi turisti sono rimasti soddisfatti. Ok, noi ringraziamo anche l'assessore alla cultura Francesco Lavalle e giustamente buona manifestazione per questa sera. Ok, arrivederci. Continuiamo con la carrellata delle interviste ai visitatori dei vicoli di Coreno. Che cosa state mangiando? Oh, la signora sta mangiando, lei anche sta col boccone, il signore può parlare. Cosa sta mangiando? Fagioli. Come sono? Buonissimi. Al dente, al punto giusto. Ok, loro da dove vengono? Cassino. Ah, Cassino. Sì, Cassino. Anche lei? Colosseo, quartiere Colosseo. Non Roma, quello di Cassino. Come sono? Squisiti, sono buonissimi. Con la cipolla tritata. Ah, anche con la cipolla, bravo. Sono come li faceva mamma. Bravo. Tale e quale, che sono buoni. Dentro la pignatta? Dentro la pignatta, sì. Sopra la brace del camino, oppure sui cerchi della stufa a legno, una volta si usava la stufa. Solo questi oppure hanno assaggiato qualche altro prodotto? Al momento solo questi. Vi lasciamo mangiare, buon appetito. Ok, chiediamo ad altri visitatori qua dei vicoli di Coreno, come sono i fagioli allora, visto che state mangiando i fagioli? Allora, i fagioli sono ottimi. L'unica cosa, devo fare una piccola critica, ma il mondo è fatto fare, che ci manca un po' d'olio. Ah, un po' d'olio, però pensavo mancava la cipolla. No, la cipolla a me no, qua sono le fanciulle, capito? La cipolla è sempre pericolosa. Sì. Voi da dove venite? Noi veniamo da Suio. Ah, cioè, Suio Terme, io ricordo le terme di Suio. Suio Terme. Io vengo da Suio Terme, i ragazzi invece formi intorno un po' misti. Ok.